Oh là là, sembra che questo gioco si sia fatto troppo violento. Scusami, George. George, facciamo un pupazzo di neve. Peppa e George fanno un pupazzo di neve. Per prima cosa costruiscono il corpo. George, questo è il corpo del pupazzo di neve. Ora fanno la testa. Ora ha bisogno di braccia, di occhi e di una bocca. George ha trovato dei rami per fare le braccia al pupazzo. Peppa ha trovato dei sassi per fare gli occhi e la bocca del pupazzo di neve. Questa è la faccia. Ora al pupazzo di neve serve il naso. Peppa ha preso una carota per fare il naso al pupazzo di neve. Il pupazzo sembra molto contento, ma forse ha un po' freddo. Al pupazzo di neve servono dei vestiti che lo tengano caldo. George ha trovato dei vestiti per tenere il pupazzo di neve al calduccio. Ora il pupazzo ha il cappello, la sciarpa e i guanti di lana. Mamma, papà, venite un po' a vedere. Mamma Pig ha messo cappello, sciarpa e guanti. Questo è il più bel pupazzo di neve che abbia mai visto in vita mia. Papà Pig sembra avere freddo. Non si è messo né cappello, né sciarpa, né guanti. Il papà prende dell'acqua saponata per lavare la macchina. Il papà lava il tettuccio. Oh! La mamma lava il cofano. Oh. Peppa lava gli sportelli. George vorrebbe lavare i finestrini, ma è troppo piccolo. Povero George, lascia che ti aiuti. Oh no, a George è caduta la spugna in una pozzanghera. George, stai infangando di nuovo tutta la nostra macchina. Lo tolgo io il fango. No, Peppa, non usare... quell'acqua sporca. Oh no, Peppa ha buttato tutta l'acqua sporca sulla macchina. Oh. Non importa, possiamo usare il tubo del giardino per pulirla di nuovo. Sì, sì, posso tenere io il tubo. Peppa tiene il tubo e il papà apre l'acqua. L'acqua non arriva. Peppa, smettila! Scusa, mammina. Papà, chiudi subito l'acqua, per favore. Sì, la chiudo. Poveretti, sono tutti bagnati. Almeno la macchina è lavata. Ci siamo tutti lavati. George, non piace affatto la lattuga. Che peccato. Devo trovare qualcosa che piaccia al piccolo George. Ti piacciono i cetrioli? A George non piacciono i cetrioli, non piace la lattuga e non piacciono i pomodori. Allora, George, dimmi, qual è la verdura che ti piace? Tutto al cioccolato. Sei uno sciocchino. La torta al cioccolato non è una verdura, George. Forse a George le verdure piaceranno quando saranno trasformate in una splendida insalata. Oh, splendidi pomodori freschi, lattuga e anche un cetriolo. Innanzitutto li dobbiamo lavare. Peppa e George aiutano la nonna a lavare le verdure.
Le abbiamo lavate abbastanza. La nonna fa diventare i pomodori, la lattuga e il cetriolo una bella insalata. Nonno, senti, puoi far venire tutti a tavola? Si mangia! La nonna ha fatto la pizza per pranzo. E qui c'è dell'insalata fatta con i pomodori, la lattuga e i cetrioli dell'orto. Dateci dentro, si mangia! George mangia la pizza, ma a lui non piacciono né i pomodori, né la lattuga, né il cetriolo. Oh, ma si può sapere che cosa ti succede a George? Non ti piace l'insalata? No! George, assaggia un pezzetto di questo squisito pomodoro. Bleh. Tesoro, questo è un cetriolo che il nonno ha coltivato nel suo orto. Bleh. Assaggia una foglia di lattuga, George. È buonissima. George, George, sei ancora sveglio? Che strani rumori. Io credo che dovremmo andare di sopra a controllare. Peppa, George, siete ancora svegli? Ci siamo sbagliati. Stanno dormendo. Allora, evidentemente, non erano Peppa e George a fare tutto quel baccano. Non sento più niente adesso. Io sono convinto che stiano dormendo veramente. Dai, guardiamo un po' di televisione. Giardinaggio. Oggi parleremo delle rose. Oh, mi piacciono così tanto i programmi di giardinaggio. La rosa rosa è una rosa con tante spine. Per potarla cominciate a spoltire le cime dei rami e poi tagliate via le gemme. Nonnina! Peppa! George! Voi dovreste essere a letto a dormire! George e io non abbiamo sonno! Possiamo guardare la televisione? Beh, immagino che guardare un po' di televisione vi farà venire sicuramente sonno! Evviva! La rosa d'Islanda è una grande gioia per il floricoltore attento, ma tende ad appassire nei climi temperati. Questo programma è veramente noioso! E quale verso pensate che possa fare un cigno, piccoli miei? Con grazia ed eleganza! Peppa adora ballare. Tutti adorano ballare. Signora, ho dovuto ballare con grazia e con eleganza. Che bella cosa! Ti posso far vedere come ho fatto, mammina? Andiamo a casa prima. Così potrai farlo vedere al papà, a George e a me, tutti insieme. Ciao, ciao! Peppa e la mamma arrivano a casa. Papà, George, adesso vi mostro come si fa il balletto. È una cosa difficile? Per me è stato facile, ma di sicuro tu, George, e la mamma lo troverete molto difficile. Intanto ci serve un po' di musica. Bene. Ora, George, papà e mamma, copiate quello che faccio io. Madame Gazzella usava parole buffe, ma in realtà è sufficiente piegare bene le ginocchia e poi saltare. Ah, quello è il petit jeté. Papà! Tu conosci le parole buffe? Mamma e io eravamo piuttosto bravi nella danza.
Fa attenzione, Papa Pig. Il nostro preferito era il pas de deux. Oppla! Guardate che cosa ho costruito per voi. Una casa sull'albero. Una casa sull'albero per me e per George. E le tendine sono per la vostra casa sull'albero. Evviva! Peppa e George adorano la casa sull'albero. Grazie tante, nonnina. E grazie tante, nonnino. Chi di voi due vuole entrare per primo? Io! Allora entra pure, Peppa. Prima di entrare nella casa sull'albero, mi devo togliere le calosce infangate. Sono nella casa sull'albero! Sono nella mia casa sull'albero! George, vuoi entrare anche tu nella casa sull'albero? Sì? Chi ha bussato? Un giovane di nome George vorrebbe farti visita. Puoi entrare? Soltanto se si toglie le calosce infangate. George, togliti le calosce e poi puoi andare nella casa sull'albero. Chi ha bussato? George! Sì, chi ha bussato? Sono la mamma. C'è posto per degli altri ospiti? Devi prima dire la parola d'ordine e dopo puoi entrare in casa. Ho capito. E quale sarebbe la parola d'ordine? Avvicinati, devo dirtela all'orecchio. La nostra parola d'ordine è il gran pancione di papà. Però niente male. Parola d'ordine. Il gran pancione di papà. È giusta! Il gran pancione di papà. Trovo che sia una frase niente affatto divertente. Mamma, prima di entrare in casa, ti devi togliere le calosce. Ma certo! Peppa si ammira allo specchio. Specchio, specchio delle mie brame, chi è la più bella del reame? Sei tu la più bella, Peppa! Miau! Ciao, ciao, Peppa! Ciao, ciao! Io sono la principessa delle fate! Io sono una strega! Miau! E ho con me la bacchetta magica! Guarda, ho la bacchetta magica anche io! Io posso trasformarti in un rospo! Se voglio, posso trasformarti io in un rospo! Dinosauro! Oh no, George ha paura della sua immagine riflessa. Oh, che sciocchino, George, non piangere, sei tu quello riflesso nello specchio. Allora, è arrivato il momento di decidere chi di voi indossa il costume più bello. Ci serve un giudice. Visto che la festa è di Peppa, forse può fare lei il giudice. Lo faccio io faccio il giudice. Papà, cosa fa il giudice? Semplice, il giudice decide chi ha il costume migliore. Oh, benissimo! Peppa deve scegliere il costume migliore. Susie, posso vedere il tuo costume, per favore? Io sono l'infermiera Susie e faccio guarire gli ammalati. Molto bene, infermiera Susie. Adesso Danny Cane. Io sono un pirata, vento in poppa marinai. Candy Gatto. Miau. Sono una strega, posso trasformarti in un rospo. Ma io sono una principessa delle fate e trasformo te in un rospo. Bambine, bambine! Scusa, mammina! A chi tocca ora? Io sono un pagliaccio! Davvero divertente! Tu chi sei, Rebecca? Io sono una carota! Molto carina! E il mio fratellino George, invece, è uno spaventoso dinosauro! Tutti i vostri costumi sono molto belli! Evviva! Ben arrivata, Susie! Grazie, ciao, Peppa! Susie Sheep è venuta per giocare con Peppa. Peppa vuole bene a Susie. Susie vuole bene a Peppa. Sono grandissime amiche. Peppa, perché tu e Susie non andate a giocare in camera tua? Vabbè.
Anche Giorgio vorrebbe giocare con loro. Peppa e Susie adorano giocare nella stanza di Peppa. E anche Giorgio. Non puoi stare qui, Giorgio. Noi stiamo facendo dei giochi da grandi. Quindi vai a giocare con i tuoi giocattoli. Peppa e Susie vogliono giocare da sole. Io sono una principessa con poteri magici. Adesso userò la mia bacchetta magica su di te e ti trasformerò in una rana. A Giorgio non piace giocare da solo. Anche Giorgio vorrebbe giocare. Non ora, Giorgio. Io sto giocando insieme a Susie. Vai a giocare da qualche altra parte. Giorgio vorrebbe giocare con Peppa. Si sente un po' solo. George, ho bisogno di aiuto. Sto facendo i biscotti con le scaglie di cioccolato. C'è bisogno che qualcuno lecchi la scodella. A Giorgio piace aiutare la mamma a fare i biscotti. Ma gli piacerebbe di più giocare con Peppa. Io voglio fare l'infermiera. Mamma Pig e Peppa sono nel negozio di scarpe della signorina Rabbit. Signorina Rabbit? Buongiorno, signora Pig. Per cortesia, vorremmo comprare delle scarpe nuove a Peppa. Scarpe rosse! Ti troverò delle scarpe nuove bellissime, Peppa. Le vorrei rosse, per favore. Ma certo, come queste? Caspita! Scarpe nuove rosse! George e Papà Pig giocano a dama. Oh, ottima mossa, George. Papà, papà! Guarda le mie scarpe nuove! Sono rosse! Sono bellissime! Rosso fuoco! Mamma, ti piacciono le mie scarpe nuove? Sì, Peppa, ti danno un'aria molto elegante. George, ti piacciono le mie scarpe nuove? Le scarpe nuove di Peppa piacciono a tutti. Le mie scarpe nuove mi piacciono talmente tanto che se potessi non me le toglierei mai e poi mai. È l'ora del bagnetto. Peppa non vuole togliersi le scarpe nuove neanche per fare il bagno. Peppa si è messa il pigiama e indossa ancora le scarpe nuove. Peppa non vuole togliersi le scarpe nuove neanche per andare a letto. Peppa, sei sicura di non volerti togliere le scarpe? Non le voglio togliere mai più, mamma. D'accordo, va bene. Buonanotte, piccoli miei. Buonanotte, mamma. Buonanotte, papà. Buonanotte e sogni d'oro a tutti e due. È piovuto per tutta la notte e ora il giardino è molto bagnato. Mamma Pig indossa le galosce. Papà Pig indossa le galosce. George indossa le galosce. Peppa indossa ancora le scarpe nuove. Questi spaghetti sono veramente deliziosi. I più buoni che abbia mai mangiato. Si vede proprio che voi due siete fratelli. Uguali in tutto e per tutto. Che cosa intendi dire? Siamo completamente diversi. Io e i miei due cuginetti stiamo preparando uno spettacolo di burattini. Ottima idea! Quando è pronto, chiamateci! Ci vediamo dopo! Uno spettacolo di burattini? Sembra divertente. Ho il tempo di mangiare ancora un po' di spaghetti. Ne vorrei anch'io un'altra porzione. Lo spettacolo di burattini sta per cominciare. Buongiorno, io mi chiamo Chloe. Io invece mi chiamo Peppa. È un dinosauro! Un dinosauro spaventoso! I miei complimenti, siete molto bravi! Bravi, Bis! Io sono lo zio Pig. Ciao, zio Pig! Buongiorno, Peppa. Ti assomiglia moltissimo. Ho paura di essermi riempita troppo la pancia oggi.
Ma che bella mangiata! Zio Pig, anche oggi crollerai a dormire e ti metterai a russare come sempre? Che cosa intendi dire? Mio padre dice che dopo pranzo crolli sempre addormentato e russi ad alto volume. Così, guarda. Oh, oh, tuo padre ha ragione. È vero che russo così. Che ti avevo detto, caro? Non avresti dovuto dire quelle cose dello zio. Io non penso proprio che il papà e lo zio ti stiano ascoltando, cara. Il papà e lo zio si sono addormentati. Si vede proprio che sono fratelli. Cosa è successo? Lo spettacolo di burattini è già iniziato? Probabilmente dovrei fare un po' di ginnastica. Sì, papà caro. Beh, inizierò da domani. Caro, se vuoi farlo davvero devi iniziare subito. Oh. Sta tranquillo, papà, sarò la tua allenatrice. Oh, va bene. Peppa, hai il compito di rimettermi in forma. Da cosa cominciamo? Prima devi fare un po' di flessioni a terra, vai. Facile. Uno. Due. Molto bene, papà. Ora devi farne come minimo 155. 155? Certo! Avanti, bambini, aiutatemi a preparare il pranzo. Vi do una mano anch'io. No, papino, tu devi fare 155 flessioni, ricordati. Oh, uno, due. La mamma, Peppa e George sono in cucina a preparare il pranzo, mentre il papà non ha ancora finito le flessioni. Papà se la sta cavando molto bene. 10. Sì. Speriamo solo che non sia troppo 12, duro per lui. Vado a controllare. 13. 14. 15. 16. 17. Papà! Sei un imbroglione. Dovevi fare le flessioni a terra, però. Oh, c'era un programma interessante in televisione. Brutto cattivone. Può darsi che papà abbia più successo a pedalare sulla mia vecchia cyclette. Ah, mi sembra un'ottima idea. Così potrò pedalare e contemporaneamente vedere la televisione. È un'impresa impossibile. Questa cyclette è troppo rumorosa, non si sente la televisione. Dobbiamo trovare un esercizio adatto a te. Ideona! Puoi farti un bel giro sulla mia biciclettina. Giusto, penso che una bella boccata d'aria ti farebbe bene. Il papà sta per fare un giro sulla biciclettina di Peppa. Papino, quelli sono i pedali. Qua ci sono i freni e questo è il campanello. Sì, sì, grazie, Peppa, lo so. Ciao, ciao! Che cos'è questo strano rumore? Presto, venite in casa! Mamma, c'è stato un forte rumore! Era un tuono, Peppa. Questo significa che ci sarà un bel temporale con tanta pioggia. Presto, in casa, prima che si metta a piovere! Oh, 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 oh. Niente panico, mamma. La pioggia è ancora lontana, almeno per un po'. Il cielo diventa sempre più scuro. Si avvicina un temporale. Peppa, George, avete portato dentro tutti i vostri giocattoli? Dinosauro! Bene, il signor dinosauro è salvo. L'orsacchiotto! Ho lasciato l'orsacchiotto in giardino! Si bagnerà! Non preoccuparti, Peppa. Papà salverà orsacchiotto. Meglio che ti sbrighi, papà. Sta per cominciare a piovere. Io so tutto sui temporali, mamma. Non pioverà ancora per molte ore. Oh, 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 oh. Come pensavo... Ci vorrà parecchio tempo prima che piova. Povero orsacchiotto! Guarda, si è bagnato tutto quanto! Sì, povero il nostro Teddy. Asciughiamolo, presto! Povero il mio Teddy! Ecco fatto, piccolo orsacchiotto. Sei asciutto! Non pensate anche al vostro povero papà. Guardate, anch'io sono tutto zuppo. Oh, scusa, papà. Adesso ti asciughiamo. Ecco fatto, papà caro. Sei asciutto. Oh,
Sta piovendo in casa, papà, guarda! George, io non voglio dormire! Restiamo svegli tutta la notte, così vedremo la fatina dei dentini! La fatina dei dentini è in ritardo! Oh. La fatina dei dentini ci mette molto ad arrivare. Ma dov'è la fatina dei dentini? Cos'è questo rumore? Sarà la fatina dei dentini? George, lo senti anche tu? Oh, George! Ah, quel rumore era George. Era così stanco che si è addormentato. George non è poi così bravo a rimanere sveglio, ma io invece ce la farò. Sarò sveglia tutta la notte e vedrò la fatina dei dentini. Io non mi addormento. La fatina dei dentini è arrivata. Ma Peppa dorme. Ciao, Peppa! Ti piacerebbe una moneta luccicante in cambio del tuo dentino? Oh, che bel dentino pulito! Grazie, Peppa, e buonanotte! Peppa, George, svegliatevi, è mattina! Chi è? No, io non stavo dormendo! È venuta la fatina? No! Diamo un'occhiata sotto al tuo cuscino. Oh, guarda, Peppa! La fatina dei dentini è venuta e ti ha lasciato una moneta! Evviva! Ti sei addormentata, non è così? Ma forse ho dormito, ma soltanto per un pochino. Però la prossima volta, lo prometto, rimarrò sveglia, così potrò vedere la fatina dei dentini. Senza gli occhiali, papà Pig non riesce a leggere il giornale. Questo è assolutamente ridicolo. Non riesco a vedere proprio nulla. Qualcuno deve aver messo i miei occhiali da qualche parte. Non ti ricordi dove li hai messi l'ultima volta, papà Pig? Quando non li indosso per leggere, li metto sempre in una tasca. Ma stavolta lì non ci sono. Papà, senti, possiamo aiutarti noi a cercare gli occhiali? È un'ottima idea, Peppa. Se riuscite a trovarli, papà Pig non sarà più così nervoso. Io non sono affatto nervoso. Peppa e George vanno alla ricerca degli occhiali di papà Pig. Peppa guarda sotto il giornale, ma gli occhiali di papà Pig non ci sono. George guarda sopra il televisore, ma gli occhiali di papà Pig non sono neanche lì. Guardiamo di sopra, nella camera da letto di mamma e papà. Peppa e George vanno a cercare nella camera da letto dei genitori. George, mi raccomando, fai attenzione a non rompere niente. Ah! Non lo trovo affatto divertente. Peppa guarda sotto i cuscini, ma gli occhiali di papà Pig non ci sono. Oh. George guarda nelle pantofole del papà, ma gli occhiali non sono neanche lì. Andiamo a guardare se sono nel bagno. Peppa e George vanno a guardare nel bagno. Gli occhiali non sono nella vasca. Gli occhiali non sono nel water. Oh. È troppo difficile trovarli. Ma cosa sta succedendo là sopra? Che cos'è tutto questo chiasso? E guardate che disordine che c'è sul pavimento. Qualcuno potrebbe scivolare e farsi male. Qualcuno è già scivolato e si è già fatto male. Oh no, povero tesoro. Avanti, bambini, è ora di mettere in ordine la stanza. Mamma mia, noi stavamo giocando a bambole e dinosauri, però. Potrete riprendere a giocare quando avrete messo in ordine. Ma è stato George a mettere in disordine. Ne sei proprio sicura? E questa deve essere una delle magliettine di George, immagino. Oh, ma
Beh, sicuramente anch'io ho messo un po' in disordine. Va bene, io aiuto Giorgia ad ordinare e la mamma aiuterà Peppa. Possiamo fare una gara, maschietti contro femminucce. È un'ottima idea, vediamo quale squadra finisce prima. Pronti ai posti, via! Vinceremo noi. Ma neanche per sogno. Ecco. Oh, e questo che cos'è? Ciao Teddy, è da tanto che ti sto cercando. Presto Peppa, metti Teddy nella cesta dei giocattoli. Ecco fatto. E adesso tocca ai libri. Così è molto meglio. E qui che cosa c'è? Dinosauro! Proprio così. Questo è un libro sui dinosauri. È uno dei libri animati di George. Questo è il feroce Tyrannosaurus Rex. Tyrannosaurus Rex! Molto bene. E questo invece è un brontosauro. Brontosauro! Sì! E questo deve essere un triceratopo. Ticitopo! Sei bravissimo, George! Susy Pecora, Danny Cane e Rebecca Coniglio sono sullo scivolo. Peppa, invece, è sull'altalena. Mamma, mamma, per favore mi spingi! Sei pronta, cara? Sì! Voglio arrivare fino in cielo! Whee! Ancora più in alto, mamma! George vuole andare in altalena. Adesso tocca a te, George! Tieniti forte! Voglio spingerlo io, George! Però spingilo dolcemente, Peppa! Sì, mamma! Tieniti forte, George! Oh no, Peppa ha spinto George troppo forte. A lui non piace andare così in alto. Peppa, lo sai che George soffre un po' di vertigini? Scusami tanto, George. Vieni, andiamo a fare le acrobazie. Ci sono anche Susy e Danny. Ciao ragazzi. Ciao, ciao Peppa. Mi butto. Fate per niente bene. Ora vi faccio vedere io come si va sul copertone. Fatevi indietro. Pronti? Ai posti? Via! Whee! Guardatemi tutti, volo come una rondinella. Oh, non riesco più ad uscire. Peppa è incastrata nel copertone. Non c'è niente da ridere, capito? A me sembra abbastanza divertente. Dovremo tirarti fuori. Gli amici di Peppa la aiutano a liberarsi. Peppa deve scoprire dove si nasconde George. Tana per George. Peppa ha trovato George. Che peccato, ti ho trovato subito senza nessuna fatica. Ora tocca a Peppa nascondersi. Uno, tre. Ti aiuto io a contare, George. Uno, due, tre, quattro, cinque, sette, otto, nove, 10. Va bene, George, adesso puoi aprire gli occhi. George deve scoprire dove si nasconde Peppa. Oh! Peppa non è nascosta sotto il tavolo. George, perché non provi a guardare al piano di sopra? Non è sotto il letto.
Cos'era quello strano rumore? Peppa non è dietro la tenda. Ecco ancora quello strano rumore. Cosa può essere? George ha scoperto dove si nascondeva Peppa. George è riuscito a trovarmi. Adesso tocca a papà nascondersi. Oh, io penso che George debba avere un altro turno. Perfetto, adesso il singhiozzo è sparito. Il rimedio di Peppa per il singhiozzo non ha funzionato. George, hai sbagliato tutto, come sempre. Conosco un modo migliore per farti passare il singhiozzo. Prima di tutto devi saltare su e giù per 3 volte con una gamba sola. Adesso devi muovere le braccia su e giù in questo modo e tirare fuori la lingua così. E per finire, devi chiudere gli occhi e girare velocemente su te stesso per almeno 3 volte. Anche l'altro rimedio di Peppa non ha funzionato. George ha ancora il singhiozzo. Ora so cosa fare. Per curare il singhiozzo, bisogna spaventare per bene il maialino che ne soffre. George, ascolta, ora ti metterò un po' paura, ma devi ricordarti che è solo un gioco e che questo ti farà passare il singhiozzo. Ricordati bene che sto per spaventarti solo per finta. Peppa, lo sai che non devi giocare in questo modo con George, è ancora piccolo. Scusami, mamma, ma stavo cercando solo di fargli passare il singhiozzo. Il singhiozzo di George è passato. Ecco che arriva papà Pig con 2 bicchieri di succo di frutta. George, se bevi troppo in fretta il tuo succo, ti verrà di nuovo il singhiozzo. Dato che io non sono piccola come George, posso bere il mio succo di frutta velocemente se voglio farlo. Papà, scusa, sei sicuro che George sia abbastanza grande? Vedrai che andrà tutto bene. D'accordo, allora può venire con me. Ciao, ciao, piccoli! La maestra bada ai bambini dell'asilo. Ciao a tutti! Vi presento il mio fratellino. Si chiama George. Benvenuto tra noi, George. Piacerebbe tanto anche a me avere un fratellino come George. Davvero, Susie? Ciao, George. Io sono Danny Dog. Quello che hai portato è un dinosauro. Si tratta solo di un dinosauro giocattolo. Dinosauro! Sei proprio bravo, George. Dinosauro! Dinosauro! Oh, è davvero spaventoso quel mostro! George è simpaticissimo! George è il mio fratellino piccolo. Lui è davvero simpaticissimo. Peppa è orgogliosa del suo fratellino George. Che ne dite se ora mostriamo a George come dipingiamo i quadri? Maestra, lui non è molto bravo a dipingere. Allora forse potresti aiutarlo tu. Certo, io sono molto brava. Gli voglio far vedere come si dipinge un fiore. George, adesso voglio insegnarti cosa devi fare se vuoi dipingere un fiore. Per prima cosa devi fare un grande cerchio sul foglio. No, George, quello è il colore sbagliato. Ora devi dipingere i petali del fiore. George!
bici da bambini piccoli, Peppa. Guarda, hai ancora le rotelle attaccate. Io so andare in bicicletta senza le rotelle. Anch'io lo so fare. Anch'io. Avanti, torniamo tutti sulla collina. Vieni con noi, Peppa. No, penso che sia meglio se resto qui. Ci vediamo dopo, Peppa. A dopo. Peppa vorrebbe togliere le rotelle dalla bicicletta. Papà, io non voglio più avere le rotelle alla mia bicicletta. Credi davvero di poterne fare a meno? Certo! Va bene, Peppa. Adesso le togliamo. Papà Pig toglie le rotelle dalla bicicletta di Peppa. Sei sicura di voler andare in bicicletta senza le rotelle? Certo! Non l'hai mai fatto prima d'ora? Posso farcela, mamma? Posso, posso! Questo non è divertente, George. Andare in bicicletta senza rotelle non è semplice. Vuoi che ti aiuti io, Peppa? Sì, per favore, aiutami. D'accordo, piccola. Pronti? Partenza! Via! Non lasciarmi da sola, papà. Non devi preoccuparti, ti tengo io. Stai andando davvero molto bene, Peppa. Vai piano, papà. Continua solo a pedalare. Peppa sta andando da sola, senza rotelle. Papà! Mi hai lasciato andare da sola! Stavi pedalando da sola da un secolo ormai. Davvero, papà? Complimenti, sei molto brava, Peppa. Sul serio, mamma? So pedalare senza le rotelle. Guardatemi, guardatemi. So andare in bicicletta come i grandi adesso. Danny, Susie, Rebecca... Guardatemi, guardatemi, non mi servono più le rotelle adesso! Guardate che brava! Non così, Peppa! Non devi mai toccare il mio computer! E George, ricordati che non devi farlo neanche tu per nessun motivo! Ricordalo, George! Non dovrai mai fare così! Peppa, ora smettila! Mi dispiace, mamma. Stavo soltanto mostrando a George cosa non dovrà mai fare. Oh no, il computer non dovrebbe fare così. Papà Pig! Papà Pig! Che succede, mamma Pig? Scusa, caro. Potresti riparare il computer? Vado a finire di preparare il pranzo mentre tu lo ripari. Tu hai ragione, mamma Pig, ma io non sono molto bravo in queste cose. Oh, grazie mille, papà Pig. Papà Pig cercherà di riparare il computer. Forse devo semplicemente provare a spegnerlo e poi riaccenderlo di nuovo. Papà Pig è riuscito a riparare il computer. Evviva il nostro papà! Grazie, sono diventato un esperto in queste cose. Papà, scusa, possiamo giocare sul computer al gioco? La signora Chicken è contenta. Forse dovreste chiederlo alla mamma. Mamma prima ci ha detto che avremmo potuto giocarci. Allora va bene anche per me. Ma non so dove possa essere il dischetto. Sta divertendo un po' troppo a prendere in giro George. Peppa? Scusa, stai prendendo in giro George? No, mamma, davvero. Gli stavo solo insegnando come si gioca a palla. Oh, davvero? Conosco un gioco che insegnerà a George come fare. Si chiama Maialino al centro. Peppa, tu devi prendere la palla e metterti lì. E tu, George, devi rimanere dove sei. Bene. Voi dovrete tirarvi la palla a vicenda e io dovrò fare di tutto per prenderla. Io sono il maialino al centro. La mamma è il maialino al centro. Prendi la palla, George. Ah, l'ho mancata. George ha afferrato la palla. Urrà!
Ben fatto, George. Ora devi tirare tu la palla a Peppa. Oh, prova di nuovo. Oh, prova di nuovo. George non riesce a tirare la palla oltre Mamma Pig. Coraggio, George, lancia la palla verso di me. Oh! Che sciocchino che sei! Lo so fare anch'io così! Peppa vuole copiare George, ma è troppo grande ed è rimasta incastrata. Ho preso io la palla, Peppa. Adesso tocca a te fare il maialino. George, prendi la palla. Urrà! L'ho presa! George, ora tocca a te fare il maialino. Prendi la palla, George. Afferra la palla, George. Prendila, George. George, prendila. Oh! E all'interno di questa mela ci sono degli altri semi. Per far crescere altri alberi di mele. Esattamente, Peppa. Nonno, nonno, ti prego. Anch'io voglio piantare un seme. Ti va di piantare un seme per far crescere delle fragole? Sì, tantissimo. Ah, questo piccolo seme diventerà molto presto una pianta di fragole deliziose. Per prima cosa, devi fare un buchino nel terreno. Poi devo mettere il seme lì dentro e ricoprirlo con la terra. Vuoi che lo annaffi io per te, piccola? No, nonno. Voglio annaffiarlo da sola. Molto bene. Adesso aspettiamo che il semino germogli. Peppa e George aspettano che il seme cominci a germogliare. Non sta succedendo niente, nonno. Dovrai essere un po' paziente, Peppa. Il seme ci metterà molto tempo a germogliare. Peppa, George, è ora di tornare a casa. Ma stiamo aspettando che la mia pianta di fragole cresca, mamma. Volevo mangiare le fragole per merenda. Non ti devi preoccupare. La prossima volta che verrai, il seme sarà diventato una bella piantina. E noi ci mangeremo le fragole, allora. Certamente. Andiamo, Peppa. Ci vediamo presto, nonno. Ci vediamo presto, fragole. Nonno Pig si prende cura della pianta di fragole di Peppa. Dopo qualche tempo, Nonno Pig vede spuntare una piantina. Giorno dopo giorno, la pianta diventa sempre più grande, finché Nonno Pig trova una cosa molto speciale. Le fragole! Attento a non rompere il muro, papà! Non essere sciocca, Peppa! Un gioco da ragazzi! Oh, questo non era previsto! Il papà ha fatto una grossa crepa sul muro! Oh, guarda, papà! Che disastro! Si è rotto tutto il muro! Ma no, è solo una piccola crepa! La fotografia la coprirà! Ecco fatto! Io la vedo ancora la crepa, papà! Sì! Basterà togliere il chiodo e poi stuccare la crepa! Non combinare altri disastri! Oh, oh, oh. Non dire sciocchezze, Peppa! Eccolo, sta venendo fuori! Oh, papà! Ora il muro si è rotto davvero! Secondo te la mamma ci farà caso? Sì, ho paura che non ne potrà fare a meno. Vieni, George! Ma che cosa fanno quei due? Papà, cucù, ti vediamo benissimo! E il papà deve riparare il muro prima che la mamma rientri. Mattone, per favore. Il papà riempie il buco di mattoni. Ecco fatto. E ora il papà mette l'intonaco. Oh, 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 oh. È un gioco da ragazzi.
Poi dipinge il muro. È praticamente nuovo. Il muro è riparato. Urrà! Ecco fatto! Sei elegantissimo con questi braccioli, George. Tocca a me, tocca a me! Bene. Ora possiamo giocare in acqua. Urrà! L'acqua è molto fredda? È gradevolmente tiepida. Attenzione! Sei tu che hai cominciato, caro! Oh! Ci siamo schizzati abbastanza, direi. Papino, mi piace tanto stare al mare. A Peppa e a George piace andare al mare. A tutti piace andare al mare. Peppa, George, e ora che ne dite di giocare con paletta e secchiello? Sì, bella idea, mamma! Papà, papà, ti possiamo ricoprire di sabbia? Ti prego, papà! Oh, e va bene. Evviva! Peppa e George ricoprono il papà di sabbia. Attenzione! Ecco fatto! E adesso non puoi più scappare. La mia testa si sta surriscaldando. Mi passi il cappello di paglia? Se me lo chiedi, per favore. Per favore, mi passi il mio cappello di paglia? Sì, te lo passiamo, papino. Che bellezza! Oh, quasi quasi schiaccerei un pisolino adesso. Questo è l'abito della regina. È molto, molto carino. Guarda, Peppa, questa è la corona d'oro. Accipicchia! Che oggetti meravigliosi! Mammina, ma dov'è il televisore della regina? Non avevano il televisore a quei tempi. Non avevano la televisione? Però avevano i computer, vero? No, non avevano nemmeno i computer. E che cosa facevano tutto il giorno? Mammina, se io fossi una regina, mi metterei a mangiare tutte le fette di torta che voglio. Peppa immagina di essere una regina. Squisita! Gradisce qualcos'altro, regina Peppa? Sì, altra torta, per favore. Ma certo! Andiamo, coraggio! Arrivo, papà! Papà, io sono la regina Peppa e tu ti devi inchinare quando parli con me. Oh, sono terribilmente dispiaciuto, vostra altezza reale. E tu chi sei adesso? Io sono il tuo papà. Deve essere una cosa molto interessante. Sì, è una cosa molto interessante. E che sala è questa? Questa è la famosa sala del dinosauro. La sala del dinosauro? George, hai sentito? Questa è la sala del dinosauro. Dinosauro! E dov'è il dinosauro, papà? Da qualche parte nella sala. Veramente qui non lo vedo. Quindi deve essere molto, molto piccolo. In realtà Peppa è molto, molto grande. Accipicchia! Questo è lo scheletro di un vero dinosauro, ragazzi miei. Dinosauro! Peppa tiene il tubo e la mamma apre il rubinetto. Dov'è finita l'acqua? Peppa e George vanno matti per la piscina gonfiabile. Gelato, gelato! È la signora Coniglio, la gelataia!
Gelato! Quando fa molto caldo, la signora Coniglio vende il gelato. Mamma, papà, possiamo prendere il gelato, per favore? Va bene, visto che oggi fa così caldo, io vi do il mio permesso. Urrà! Posso prenderne uno anch'io, vero? Il gelato piace a tutti. Salve, signora Pig, Peppa e George. Buongiorno, signora Coniglio. Che tipo di gelato volete? Potrei avere un cono, per favore, signora Coniglio? Ma certo che puoi, Peppa. Grazie tante. Un cono anche per me e lo stesso per mio marito, per favore. E che gelato prende il nostro giovanotto George? Dinosauro! Un dinosauro? Sei uno sciocchino. Sa, lui risponde sempre dinosauro quando gli chiedi qualcosa. Beh, allora sei proprio fortunato perché mi è rimasto l'ultimo ghiacciolo a forma di dinosauro qui. Dinosauro! George, mangialo quel ghiacciolo prima che si sciolga. Dinosauro! A George piace talmente il suo ghiacciolo a forma di dinosauro che non lo vuole mangiare. Molte grazie, signora Coniglio. E buon divertimento! George, ti ho detto di mangiare quel ghiacciolo prima che si sciolga e... cada in terra. Che peccato, il ghiacciolo a forma di dinosauro di George si è sciolto ed è caduto a terra. Non importa, George. Prendi un po' del gelato di papà. Vedrai che non ci rimarrà male. Peppa, George, mettetevi i giubbotti salvagente, coraggio! Quando Peppa e George sono sulla barca del nonno, devono indossare i giubbotti salvagente. Su questa imbarcazione sono io, il vostro capitano. Signor sì, capitan nonno. Signor sì, capitan nonno. Se capitan nonno vi ordina di fare una cosa a bordo della sua barca, dovete farla immediatamente. Ammesso che non si tratti di una sciocchezza. Capitan nonno non dice mai sciocchezze, ricordatevelo. Signor sì, agli ordini, signor capitan nonno. George, alzare la bandiera! Peppa, suonare la campana! Signor sì, capitan nonno! E tu, nonna, prendere il timone! Signor sì, signor capitano! A tutta velocità! A tutta velocità! Forse dovresti andare un po' più lento, sai, nonno? Hai perfettamente ragione, nonna. Se vado troppo veloce, consumerò tutto il carburante. Nonno, che fai? Lo sai che mi diverto di più quando andiamo veloci? Non ti preoccupare, Peppa. Faremo una bella corsetta più tardi. Guardate, là c'è un'altra barca. Lui è il nonno di Danny e ha portato Danny a fare una gita sul fiume. Buona giornata, caro vecchio marinaio! Buona giornata a te, vecchio nonno Pig! Ciao, Danny cane! Ciao, Peppa Pig! Il nonno di Danny è il migliore amico del nonno di Peppa. Lo sai, mi stupisce che la tua vecchia carcassa non sia ancora andata a fondo. A occhio e croce sembra quasi vecchia quanto te. Questa vecchia carcassa va molto più veloce del secchiello arrugginito con cui tu vai in giro. Lo vedremo, vecchio lupastro di mare. Io ti sfido. Preparati a perdere, porcellino di mare.